Intanto faccio partire la stanza e iniziamo con i convenevoli. E siamo al quarto round, del torneo Rookie Pit. Questa sera li vede impegnati al Sebring notte. E stasera non ci sarà Zaffo con me, ma c'è il nostro Marcello. Ciao Marcello. Eccolo. Ciao, ciao Cristian. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Allora, ti faccio compagnia. La stanza non mi è partita. Allora, nel commento. Inizia gara. Niente. Sono un po' spento stasera. Sì. Pizza Sebring notte completa. Sì. Circuito completo. Usare di gioco. Tu sei in stanza, no? Sono in stanza, sì. Le qualifiche sono già iniziate e sono l'ultima in griglia. Sto aspettando il cronometro a 5 secondi. Partiti, manca l'ultimo che è partito ora. Perfetto, sono partiti tutti quanti. Dai, ti giro. Ok, tu sei leggermente in anticipo perché sei in stanza. Va bene. Adesso cambiati in loop. Quindi c'eri quarto round. Io ti scappo. Vogliamo leggere, ti leggo la classifica, l'ho qua davanti, ma sono apposta. Ah, ok, ottimo, grande. Allora, il torneo rookie dei Pit, vediamo al primo posto con 38 punti, Ace Vemokaye, ditemi se ho letto bene. Sì, io lo chiamo Ace direttamente. Ace, 132 in primo posto. Al secondo posto, staccato con 24 punti, Paper Chimera. Terzo Giannino 5 a 91 punti, seguito da Emanuel 71, Beddon Torello a 68, Leon RB 72 a 63, e c'è Salvo il nostro Salvo RB a 60 in settima posizione, Dino Cristian in ottava, Brillotto in nona, Giammaster decimo, c'è Servergo in undicesima, Peppuccio in tredicesima, Kira in tredicesima, 14esimo Freeway, 15esimo Just iPhone, e a completare la classifica in servizio posizione GM GT 89. Io ti sento un pochettino laggare, spero che mi senti laggare? Ti sento un pochettino, ma tranquillo, dai. Abbiamo pure un saluto da parte di Zaffo, che praticamente stasera non si è presentato, però fa lo spedito in chat, capito? Ciao carissimi, pure col sorrisino. Ma dopo ci raggiunge Zaffo. Dopo ci raggiunge Zaffo? Sì, dopo ci raggiungi Zaffo. Vediamo se ci raggiunge la prima risposta. Allora, il primo giro si è chiuso, anche se il primo giro non è mai indicativo, ma il primo al momento è Paper Chimera. Io vedo un 23-5 di Leon RB subito. Eh sì, ma a mano che arrivano gli altri si va aggiornando. Ok, più veloce per adesso è Leon RB, sì. Sono ancora nel primo settore, sono quasi al secondo settore del giro, il primo giro lanciato. Sì, io mi sono spostato un attimo sull'NRB, che però è stato passato dal fantasma di Just Ayrton. Just 7-4 Ayrton sarà. Sì. Io non leggo Just Ayrton. Il codice, diciamo, è già salito. Abbiamo un incontro sfizioso in chat. C'è Stefano che chiede i saluti di Zaffo.
In altro Zaffo ci scrive che se fa in tempo viene a fare un saluto volentieri. E inoltre saluta Stefano, il suo fan più accanito, e Stefano gli manda i cuoricini. Ok, dopo di questa io penso di poter staccare tutto. Ragazzi, non lo so. Devo dire qualcosa alla fidanzata di Zaffo? Vabbè, lasciamo stare, dai, facciamo finta di niente. Dai che si stanno per chiudere il primo giro lanciato e cominceremo ad avere un'idea. Il primo lo vedo già dello stato da il secondo, il terzo, il quarto. Infatti c'è Ace che fa stampa subito un 2.19.9 per un ora del 2.20. Decimo c'è Pepper Chimera con 20.0 spaccato, e Manuel con un 21.0 che è stato appena superato da un 20.8 di Leon, e Jam Master con un 21.0. Guarda come hanno smesso di mandarsi i cuoricini, la chat è morta. Va bene. Intanto tra Paper Chimera e Ace c'è solo un decimo di differenza, quindi questo indica che sarà una gara combattuta, almeno al momento. I primi due sì, poi c'è un leggero distacco di 8 decimi tra il secondo e il terzo per il momento, ma siamo ancora all'inizio comunque. E sono lì tutti quanti, tra 28 e il 21.3 vedo 4 piloti. E questo è un bene. Quindi magari, diciamo, stando così, può presupporre comunque il terzo posto, il gradino più alto del podio, se lo possono giocare in 4-5 persone. Cioè, scusami, il gradino più basso. Ci segnala la battaglia tra Ace e Chimera. Sì. Io sinceramente avrei qualche appunto sulle traiettorie che sta facendo. Che sta facendo Ace, almeno nel. In un certo tratto potrebbe guadagnare un pochettino di più, ma ovviamente non è. Ha migliorato ulteriormente Ace di 3 decimi. Aspettiamo Chimera che ha fatto ancora meglio con 2 decimi di margine, sceso addirittura a 19.4. Me lo dà primo 19.4, grande. Mi sa che questi due il prossimo campionato rookie non lo faranno. Verranno spediti direttamente insieme a noi. Diciamo nel mucchio selvaggio. Sì. Nella mucchiata furiosa. Anche Leon si è migliorato comunque di 2 decimi, aveva fatto prima 22, il 20.8 ha fatto 26 adesso. Anche gli altri si sono migliorati, il Fermo Rima sono sul 21.0, e ha già Master che Torello che Manuel. Aspettiamo ancora di vedere qualcosa da Salvo, RP, Giannino, Perverdu. Salvo RP, quanto, in che tempo ha girato? Lo sono perso. Onesto 2.22.1. Si trova un secondo e uno adesso da Manuel, che è in sesta posizione.
Secondo me quello che sta aiutando poi per Chimera a fare il tempo è avere davanti Ben Dontorello, che secondo me gli tira la carogna che lo deve tipo sorpassare e lo aiuta a spingere sempre di più. Almeno io ho questo effetto, se sono prima e sono da solo non riesco a tirare tanto, ma se c'è se ho qualcuno davanti allora sì. Un altro passaggio di Ace dove Paper Chimera sopravvive e rimane primo. Vediamo se abbassa. Non credo. Ha abbassato quello che è sceso sotto il 21, che ha fatto il 28. 28 e 98. Forse il fatto di avere Paper Chimera dietro lo sto obbligando a spingere. Vabbè, io la vedo così. No, veramente tu la vedi solo tu, perché io la vedo. Io sto seguendo praticamente la questo lifetime. Un po' come quando fai il gioco di Formula 1 e guardi i tempi sul... Esatto, dalla televisione. Dalla... Esatto. Vabbè. E questi sono le qualifiche, che poi dopo in gara guarderò anch'io la gara. Sì, sì. Ovvio. Vedo che Just Ayrton in dodicesima posizione ancora con un Ciro Sport con un 22-1 e... non è proprio uscito, diciamo, giro a giro. Deve prendere un po' il... Infatti il tempo che mi dà è un 2.27 il gioco. Può essere? 26. No, io vedo un 2.22.114. In dodicesima posizione già Ayrton. Ti segnalo che hanno migliorato ancora e sì, mi sembra che abbia passato Chimera, sì, abbassando di 3 decimi il suo tempo dal 19.6 al 19.3 e adesso conduce lui per la pole position. Devono concludere o già hanno finito? Perché io non riesco a capire qui se devono fare ancora il sesto giro o già hanno tagliato il traguardo. Bella domanda. Vedi ancora un minuto. Aspetta, se no io posso vedere il stesso, perché dovrebbe uscire il conto alla rovescia, giusto? No. Perché mancano i tuoi 6 giri. Pensa che qua siano... Ah sì. Sì sì, dovrebbe partire il conto alla rovescia, quindi... Adesso c'è Ace che prima che taglia il traguardo dovrebbe tirare contro la rovescia. Dovrebbe la rovescia, sì sì. Ho detto una grandissima stupidaggine. Mi stai facendo un dubbio? Vabbè, ancora una ventina di secondi e avremo la nostra risposta. Perché c'è Ace che sta facendo l'ultima curva. Esce dall'ultima curva
Sì. E adesso è partito il conto alla rovescia? Partito il conto alla rovescia, sì. 9 minuti e 50 qualcosa. Vabbè. Allora. Momento davanti vedo Mace pole position, prima fila con la Perchimera, a seguire Leon e Torello, anzi no, attenzione, resta Ayrton che ha fatto il 20-0 in terza posizione, in seconda fila, all'ultimo giro. Tu senti ancora la gara, Cristian? No, 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 l'audio funziona? Secondo migliore. Sì, sì, sì. Ottimo. Ma che bel traguardo, Giannino e Peppuccio. Aspetta che ti do conferma della grafica. Sì. Puccio si è scantato. Va bene, Marcello, io ti chiedo di farmi una cortesia. Sì, sì, già fatto. Fai. Già fatto gli scambi sto, per sto facendo ora, sto facendo ora. Io comincio a uscire. Quando hai fatto gli screen esci anche tu. Sì. E cominciamo a sistemare la stanza. Per gara 1. È stata vincente come qualifica, perché bella combattuta tra i primi due. E l'ultimo anche già sta Ayrton che si è inserito in terza posizione. Qualche minuto prima avevo detto che non riusciva a pulire il giro. Ed era rimasto solo l'ultimo tentativo. È stato bravo. Ha sfruttato l'ultimo giro. Quando vuoi ti dico la griglia. Sì, dopo. Però non lo so, mi sembra troppo illuminata per essere notte. Abbiamo corso in condizioni veramente oscure. E darsi che stasera ci sono come si dice, delle varianti, no? Varianti notte. Tipo come quando metti il giorno e poi magari è nuvoloso, oppure c'è la giornata più serena. Però è sempre giorno e magari pare che sta mettendo a piovere, ma sempre giorno è. Forse fa così anche con la notte, boh. Anche io me la ricordo, questa pista di notte è poco illuminata. Può darsi che magari si parte così e poi magari sul finale di gara diventa più scuro, con meno illuminazione. Non saprei dire. Comunque, dammi la griglia. Allora, abbiamo pole position di Ayrton. Per Chimera abbiamo già Ayrton in terza posizione, in seconda fila, insieme a Leon RB.
terza fila ci sono. Eccolo qua. C'è Torello. Poi, quindi. Quinto Torello, sesto. Quinto Torello, Jam Master, sesto. Settimo Emmanuel. O Salvo, nono Giannino. Poi abbiamo Dino Cristian in decima posizione e Serverdo in undicesima. Ok, e chiude, chiude la classifica Peppuccio, sì. Perfetto. Siamo pronti. Zaffo mi dice che lui ti fa per i fratelli RB. Sì, Zaffo, però il discorso è che comunque i fratelli RB stasera sono separati. Vediamo un fratello che parte quarto, uno secondo, terzo e appunto quarto, mentre l'altro parte molto più indietro, quindi non lo so. In gara ci sono tante incognite, potrebbe scalare la classifica, risalire. Intanto teniamo il pronto di Ace e teniamo il pronto di Dino Cristian a poterci mettere in movimento. A tutti quelli che ci stanno seguendo in questo momento, intanto vi dico benvenuti, per chi si è connesso soltanto adesso. Siete al quarto appuntamento del torneo Rookie Pit. Siamo praticamente alla gara che darà poi via il giro di boss, anzi che darà infine, perché la quinta sarà il via al giro di boa. Praticamente questa è la fine del turno di andata. Sì. No, 8. Questa è la quarta gara. No, giusto. Questa. Scusate. Diciamo che è l'ultima del girone d'andata, poi inizia il girone di ritorno. Per chi non l'avesse già fatto, vi invito a mettere il follow e se potete mettetelo anche al canale YouTube, dove ci sono tutti i nostri eventi caricati, almeno gli ultimi nostri eventi. Intanto vedo che qui hanno messo tutti pronto, quindi io direi di annulla, perché devo fare assisti. Chi è che non ha messo l'avvia? Avevo visto. Ma perché mi dice che non tutti sono pronti? Il gioco è diventato scemo per un attimo. No, no, mi diceva che c'era qualche giocatore che non aveva messo il pronto. Allora, perfetto, iniziamo. Io mi vado a mettere sul primo e do un'occhiata al vado dietro. Vediamo un attimo che cosa succede qui alla prima curva. Le prime curve sono un po' sempre particolari. Oh, un lungo di Salvo RB che va a fare la curva campagna. Per il resto sembra tutto abbastanza tranquillo. C'è stato un attacco alla prima curva di Ayrton, ma poi Pepe Chimera si è ripreso la posizione. E io me lo sono perso perché con tutto che sono qui a inquadrare stavo guardando dietro. Sono in sesta posizione ma mi sposto dietro perché è successo un incidente tra Peppuccio e Serverdo e sono ripartiti adesso. Ho visto un video di auto e sono arrivato a vedere che erano fuori pista tutti e due e sono rientrati. Infatti sono un po' staccati dal gruppo. Sono un po' staccati dal gruppo. Non ho tempo di per recuperare.
A meno che non hanno la macchina danneggiata. Sarebbe un po' un peccato. I primi due già stanno cercando di fare un pacchirotto, staccarsi dal gruppone. Marcello fa Zaffo fa i complimenti a Marcello dicendo grande che Marcello Zaffo gli frega il posto. Non posso fregarti il posto. Raggiungici già... dopo. Vieni anche tu. È che secondo me Zaffo si sta scollando indosso anche ieri sera si è mancato Zaffo alla gara. Al multidivisione, anche perché ricordiamo a Zaffo che lui è un organizzatore della multidivisione, quindi anzi è l'organizzatore. C'è un attacco di una... c'è Manuel in settima posizione che sta cercando di tallonare. Sì, sì, ci sono appena portato. E c'è anche un'altra battaglia dietro con la settima e l'ottava posizione tra Emanuel e Salvo. Ma sì. Giannino Fai, sì, sì, sì. Salvo deve aver fatto un errore se Emanuel si è avvicinato tantissimo a Gianmaster. Aia! Sorpasso 3, mamma mia! Manuel lascia un po' il gas, ma va profondo in staccata, largo. Gianmaster con più cattiveria passa a Dorello invece. Sì, sì. Bravo. Ehi, scia Dorello adesso. Adesso non so se guardare davanti o guardare dietro, bravo. Andiamo a vedere davanti che succede. Davanti... Chase che comanda ma è in lotta con Pepe Chimera, sono praticamente attaccati tutti e due, un po' staccati dal terzo, ma tutti e due se la stanno giocando, sono molto vicini, aspetta un attacco all'esterno Pepe Chimera. Volevo spostare perché sembrava interessante questo livello, ma stanno sempre lì 1-2 decimi. Vediamo se stavolta Emanuele riesce a trovare lo spunto. Il master esce male e frena un pochettino Torello. Vediamo se ne approfitta Emanuele, ma non sembra. Davanti girano sul 23, 23, 24, i primi due. Manuel che tende un sorpasso all'esterno su Torello. Penso che questi due arriveranno alla staccata e tireranno una bella frenata. Ecco, infatti Torello stacca profondo, chiude l'interno. Si toccano, ma quello che ha la meglio è Torello. Dietro invece Giannino su Salvo.
Il danno è il livello la... simulazione o il carburante pneumatici? Livello simulazione? No, simulazione. Sì, sì. Intanto Giannino Five si è portato dietro Manuel. Mentre Don Torello si è avvicinato a Jammaster, ma rimango su Giannino Five. Si era portato veramente vicino, si era portato. Adesso si è un po' allontanato con il riporto di Emanuele. Come ho detto, mi porto direttamente su Don Torello. E tenta l'attacco all'interno. Sbando un po' Jammaster e Don Torello ne approfitta. Oddio, ne approfitta, non l'ha fatto sbandare. Si avvicina anche Emanuele. Con questo errore dell'ultima curva tra Jammaster. Oddio, qui è caricato qualcosa. Spero che non ha crashato nessuno. Mi sa che è crashato qualcuno. In dodicesima posizione forse? È l'ultimo. Sì, Emanuele. No. Peccato. Stava facendo una bella gara. Peccato. Errore di Peppuccio. Si è andato nelle barriere. All'ultima curva, è andato lungo nell'ultima curva, è andato, ha frenato giusto giusto prima, diciamo, di toccare le barriere. È un errore di distrazione quindi. Sì, vabbè. Quel punto è un po' critico, se stacchi, se provi a portarti tutta la frenata all'ultimo, non la fermi più, non la fai più la curva di entrare. Conviene sempre rallentare molto 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 prima, nell'ultima curva. Davanti Ace ha preso un bel carcio. Anzi no, che sto dicendo? Sono sempre attaccati tutti e due. Lì dalla mappa erano sovrapposti, il primo e il secondo non si capiva che. Pensavo ce ne fosse solo uno. Intanto 19-1 ha fatto Ace. Anzi, sì, ma guarda, è per 19-0. E lo attacca. E lo supera anche in prima curva. Vediamo se Ace. Però lì Ace è lì. È rimasto lì. Capire un attimino dove potergli rispondere a questo attacco. Ha avuto un attimo di esitazione in uscita e si è fatto perdere qualche metro. Ma si riavvicina in frenata. C'è un gruppetto di tre tra la sesta e l'ottava posizione, con Giannino che guida il gruppo, in mezzo c'è Salvo e Jammaster. Sono tutti e tre abbastanza vicini. Errore di Ace. Che sente il peso della sconfitta andarsene. La gara è ancora lunga, stanno appena a metà gara adesso, quinto giro di 10. Addirittura sembra giorno, in alcune parti. Eh sì.
questo meteo con questo cielo velato, così sarà col sole ancora lì, non si capisce se è sole o la luna quella, magari così è più il sole, boh. Che impressione hai vedendoli correre per la prima volta? Che impressione ho? Che i primi due comunque stanno facendo un passo diverso rispetto agli altri. Stanno facendo un altro passo molto più forte. E poi c'è questo gruppo, diciamo, tra la quinta e l'ottava nona posizione, sono bene o male tutti quanti lì, la sesta e la nona posizione. Bravi, devo dire, molto bravi. Dai, ho visto che vabbè che ancora c'è gara 2, quindi sento in gara 2... Ah, fanno anche gara 2 loro? Sì. Quindi ci sono altre... Ah no, non lo sapevo. Considera che sono due gare da circa 20 minuti ciascuna, dove gara 1 l'ordine di partenza è dato dalla qualifica, gara 2 è l'ordine di arrivo di gara 1 al contrario. Sicuramente i primi, io li vedo per la prima volta, poi non so, comunque nella classifica loro sono lì, nell'alto della classifica, mi sa primo e secondo, e quindi stanno fermando quello che comunque è la classifica, avere costanza, e io non lo so, li passerei nella Major League dopo questo... In prima squadra li metterei poi dopo. Ci deve essere stato un errore, ancora un altro errore di Ace che perde addirittura abbondanti 2 secondi. Ma la terza posizione comunque per ora confermata da Just Ayrton, però vedo che anche Leon più o meno sta girando lì, sono distaccati solo di 3 secondi, adesso 4 secondi, fino a poco fa erano fissi a 3 secondi e 7 e giravano uguali, adesso ci deve essere stato una piccola sbavatura di per Leon che gli ha fatto perdere un mezzo secondo, infatti il distacco sta aumentando con Just Ayrton e sta salendo addirittura adesso a 4 secondi e mezzo. Ci sono già Master, Christian, ci sono già Master e Salvo che stanno
attaccati, stanno lottando. Sì, io già sono su salvo. Non si dirà questo, già sono su di loro. Stasera non sono nelle mie condizioni migliori. Ai, 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 ai. Devo essere sincero, mi sento un po' spento. Provo a muovermi un pochettino per tirarmi un po' su. Ma col braccio come stai? È la spalla, non è il braccio. La spalla? Sì, si infiamma il nervo della spalla e il dolore poi si ripercuote per tutto il braccio. Ma che c'è il Forza Regulation in questo... Sì. Ah, ok. Ah, per i tagli. Vedi? Per i tagli. Perché vedo una penalità di Giannino di un secondo 2.50, che è in sesta posizione ma è attaccato praticamente dietro Jam Master, che adesso lo affianca, gli entra un po' troppo in curva. No, gli dà un bacetto, gli dà una toccatina e dire fammi entrare, fammi spazio. Comunque sono rimasto col trio per il sesto posto tra Jam Master, Giannino 5 e Salvo RD. Che per evitare il contatto con Giannino 5 finisce lungo. Ha avuto uno strano, sì. Però uno strano dai, movimento della macchina di Giannino. Sì, vabbè, ma non è stato neanche colpa sua. C'è stato uno strano movimento della macchina di Giannino 5. E lì per evitare il... Sì, come se avesse fatto una correzione fuori traiettoria. Convergendo dall'altro lato della curva. Solo che mentre Giannino è riuscito a recuperare la macchina, Salvo per evitare l'incidente, è finito lì. No, c'è. Tempo nero. Sospeso? Non vedo. Undicesimo. Anche Dino Christian. No. Quando vediamo Ace che sta recuperando tantissimo. Infatti volevo dirtelo che davanti c'è stato un errore nel giro precedente, secondo me verso l'ottavo giro, di Pepper Chimera, che ha perso qualcosina. Però sembra che tutto sommato stia amministrando, manca abbondante un giro. Quasi due. Io sai che cosa ti dico, Marcello? Che io adesso carico un'altra pista e poi ricarico il Sebring. Ok. Perché... Dai, sembra quasi giorno. Io già mi immaginavo la gara in notturna, proprio col buio pesto, a quello che siamo abituati quando... Che non si vede una, si vede solo praticamente il fascio dei fari, delle di luce, sì. Che si vede solo quello che è illuminato dai fari della macchina. Invece qua sembra di correre a mattina già inoltrata. O quando il tramonto è appena iniziato, per esempio. Sì. Qualcosina comunque Ace la sta ancora granocchiando, sì. Scippando, sì. Se per Chimera deve resistere un altro giro. Deve resistere almeno un altro giro.
sui tempi comunque si è ripreso perché ha fatto un 19-7. Giannino Five mira a riprendere di nuovo il John Master. Sì, perché vedo dai tempi che ha fatto, ha girato un secondo più veloce. Infatti mi sposto. Ed eccolo che gli è sotto, gli è sotto. Tra l'altro gli basta rimanere così vicino perché credo che con la penalità che ha Giannino. Scusami, Gian Master. A Giannino gli serve solo. Passa la va attenta lo stesso la staccata. Mamma mia, arriva un po' lungo, ma la chiude. E riparte. Giannino ha voluto lo stesso tentare la staccata. E si è riuscito. Caspita, andava a frenare a girare sul cordo, gli è partita la macchina a Gian Master. Parli per Gian, infatti. Salvo è completamente troppo lontano per poter approfittare di qualsiasi cosa. Intanto mi sposto su Pepper Chimera che sta completando, sta tagliando il traguardo adesso. Ultima curva. Sì. Ace era ancora avvicinato. Comunque da Ace. Sì. Vince gara 1 Pepper. Justa Hilton a chiudere il podio. Terza posizione, ottimo podio per Justa Hilton. Leon quarto. Sì. Poi Giannino 5, poi Gian Master, Salve RB. Manca Servedo e Pipuzzo. Vediamo. Vabbè, il tempo che arriva al traguardo, insomma. Un po' di pazienza. Per cui ce lo vedo che può frenare molto di più di quello che frena. Ha una buona percorrenza in curva e porta molta velocità, ma frena d'inerzia. Magari ci vorrebbe una frenata un po' più forte, un po' più aggressivo sul freno, cosa che non vedo. Si porta molta velocità in curva, solo che perde poi in uscita, il fatto che in ingresso non frena forte. Ai ai ai. Mi sa che ci siamo, è stato tagliato ora il traguardo. Beh, comunque bravi, sono stati. Magari da prendere diciamo un po' più le misure. Dovrebbero magari prendere un po' più le misure tra una e l'altro. Io invece adesso. Questa è l'impressione che ho. Intanto sì, complimenti a Chimera che ha fatto una grande gara, anche se Ace stava facendo la remontata, lo stava raggiungendo. I complimenti da Chimera, per Chimera da parte di Stefano.
Eh sì. Diciamo che la gara è stata anche abbastanza tranquilla. Hanno evitato anche i soliti casini di curva 1. E questo mi ha reso abbastanza felice. Ora ti chiedo la cortesia, Marcello, sì, di andare su gara precedente e darmi l'ordine. Anzi, prima ricarico la stanza, come ho detto. Ok, io ci sono già. Oddio, aspetta, no, ce l'ho ancora. Fammi fare uno screenshot così siamo sicuri che ce l'ho. Ma adesso sembra più notte, Cristian. O hai cambiato pista? Sto cambiando pista. Ah no, perché ero in una schermata che si vedeva che era proprio notte fonda. E questo è il buio che cercavo. La preparazione gara. Ricarichiamo il Sebring. Vedi, dalle immagini dell'anteprima dovrebbe essere così il clima, cioè non illuminato. E invece da sta specie di giorno grigio. Ciao. Mamma mia, che fastidio. Ciao Davide. Ciao Iron. Stiamo facendo il commento. È rientrato. No, quando no, no, può rimanere. Facci commenti anche tu nel commento. Oddio, sono stato disconnesso alla sessione. Sì. Puccio, Servedu e Salvo. Ce l'ho, Cristian, la griglia, se vuoi. Se me la puoi dettare non sarebbe male. Allora, dall'ultimo al primo, Peppuccio, Servedu, Salvo. Dall'ultimo al primo? Poi? Sì. Tranne quelli che sto crashati, giusto? Quelli che sto crashati, no, sì. Da Peppuccio. Quindi Serverdu, Salvo, Gianmaster, Giannino. Aspetta. Allora, Peppuccio, Serverdu, Salvo, Gianmaster, Giannino, poi Torello, Leon RB. Poi Giatta Ayrton, Peper Chimera. No, aspetta, che sto a vedere? Sto a vedere lo screenshot di un'altra della qualifica, scusami Cristian. Povero me. Scusa, ha vinto Peper Chimera, giusto? Allora, sì. Allora, Peppuccio, Servedu, Salvo, Gianmaster, Giannino, Don Torello. Gianmaster, Giannino, Torello, Leon. Perché vedo Ace Benoche in prima posizione? Leon, Just Paper. Quindi il nostro amico è passato secondo. Per le penalità, giusto? Per le penalità. Ah, giusto, perché c'erano le penalità. E qui c'è un colpo di scena. Chi era che era crashato poi?
era crashato Emanuel E Dino Cristian. Dino Cristian. Emanuele però non è tornato, non è rimasto con noi. Per questo non lo trovo. Ma Dino Cristian sì, e partirà ultimo. Emanuele è connesso ancora per poterlo No, invitare, magari se ha staccato, ok. Purtroppo quando capita che crashano le stanze, è sempre il crash in gara, è sempre un casino. sei proprio sconnesso. Soprattutto quando Va stai bene. facendo una buona gara. Marcello, io aspetto te. Arrivo, posso andare? Com'è che posso fare partire la stanza e poi tu entri a fare osserva. Tu sei già pronto, Cristian? Sì, la sto facendo partire. Come ci sono? Tanto tu entri e poi fai Sì, osserva. sì, sì. Per gara tutti. Quindi griglia invertita. Sì, completamente invertita. Ma perché non mi è partita? Intanto gli prendo. Ok. Io mi metto su Giannino in quinta posizione, a metà griglia. Partiti? Sì. Andiamo verso la prima curva. Subito attacco di Jam Master. Che si infila e passa. Anche Torello. È successo un po' di casino dietro. Torello si è trovato in una posizione interna vantaggiosa che ha passato praticamente tutti mettendosi in prima posizione. Adesso tenterà la fuga. Tenterà la fuga. Jamaster all'interno che lo supera e si porta in prima posizione. Poi sui primi due che Forza, no curva. stanno lottando, anche Giannino, cioè nella lotta a tre nella prima posizione. Infatti vorrei andare a vedere anche dietro il casotto che sta succedendo, ma non mi muovo. Per adesso la priorità è alla battaglia di quelle che stanno davanti, quindi non mi muovo da qui. Ti posso aggiornare io, sono in settima posizione con Paper Chimera e davanti c'è la Justyrton e Leon RB. Sono tutti vicini fino alla quarta posizione con Ace. Sorpasso di Paper Chimera su Justyrton che gli ricambia il favore. Addirittura Justyrton con questa difesa si porta anche sotto Leon. E adesso sono tutti e due in scia sul rettilineo, molto vicini, sembra molto minaccioso Justyrton, anche Paper Chimera. Esce un po' di traverso che gli fa perdere velocità in uscita e Justyrton si fa vedere agli specchietti. Io non mi muovo da qua perché ogni volta che penso di spostarmi si avvicina di nuovo Tantorello.
E tenta, ci tenta, si fa vedere, si allarga, si fa vedere gli specchietti. Provo a usare delle traiettorie differenti da Torello, da The Jam Master per farsi vedere. E non solo, per provare a tirare fuori la carta dal cilindro, la carta che gli può cambiare la giocata. Aia, un lungo caricamento, sì. Ho paura che sia caduto qualcun altro. Caduto di nuovo Dino Christian. No. Cavolo. Ace è già in terza posizione. Pepe Chimera è ancora settimo. Per Chimera appunto una staccata molto 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 difficile, riesce a passare già sta Hilton e ha mirato già Leon RB, l'ha messo già sotto il mirino, esce anche meglio, lo vedo, lo vedo. Si difende Leon, ma bravo Leon. Ah, ma gli va di traverso la macchina in uscita come nel tiro precedente, lo stesso punto. Ne approfitta, passa Chimera. Vado un attimo. Ed ora c'è un secondo e tre Giannino. Io sono passato davanti perché i primi tre sono in un fazzoletto. In un fazzoletto di asfalto. Sì, sì. I primi due litigano e lei se ne approfitta. Infatti volevo. No, si sono accacciati. Aia, aia. Immaginavo. E lei se ne approfitta. Ah, anche Giannino va a lungo, voleva approfittare. Ah, rientra male in traiettoria e ha preso qualcuno dietro. Mi sa che ha preso proprio Chimera. No. No, no, ma ci sta, cioè l'ha preso ma ha recuperato, sono in pista. È rientrato in pista in traiettoria in un punto dove lì era molto più lento degli altri che erano di passaggio. Adesso Chimera. Ma è quarto, dai, non è messo così male. È ovvio che deve recuperare tanto. Gian Master e Torello gli hanno dato vita facile a Ace. Gli hanno proprio dato la prima posizione così. Forse non si sono accorti nemmeno che stavano da dietro. Stavano lottando tutti e due. C'è il sorpasso di Torello su Giammastri all'ultima curva. Continua a scorrere tra i vari giocatori, riuscirà a trovare delle battaglie attive, ma non riesco più di tanto. Beh, comunque vicini, settima posizione, sesta, quinto e anche il quarto, dai, sono attaccati.
il secondo e il terzo anche non sono troppo lontani, anche il primo. Beh, adesso ha allungato un po', Ace ha allungato un po', ma il secondo e il terzo stanno lì. Io stasera sono un po' scoppio, non riesco a tenermi molto attivo. Questa è come velocità massima, quanto fanno su sta pista? Vediamo. Beh, vediamo se le statistiche non mi ingannano, parliamo di 230 km/h. Quanto ti dà? 230. Io vedo velocità massima di 264, ma probabilmente è un dato... Sì, perché sei entrato dopo. Eh? Te l'ho da buggato forse perché sei entrato dopo. Ok. Master vedo che c'è un 0.2 di danno al motore. Vabbè, 0.2 non dovrebbe essere così. No, non ancora. Vedo anche un Ace che c'ha lo 0.4 di danno al motore. Ma intanto mi porto su Pepper Chimera, che è arrivato per la conquista del terzo posto. Lo sto vedendo anche ora. Vediamo se riuscirà adesso a portare l'attacco. Non lo sono chiamato. Perché... Non si è chiamato, ma Jam Master si difende. E gli chiude anche la porta in faccia. Incrocia. Ma attenzione, perché dalla penultima curva esce molto meglio Chimera. E lo passa, sì. Chiudere il podio, ma Jam Master non molla, Jam Master non molla. Si ha provato a tirargli la staccata, però sembra quasi che gli abbia voluto tirare contro la macchina, ma come ha fatto. Diciamo che i duelli in pista si sono un attimo... Salve RB è nono. Preferisco specificarlo. Ace sta scappando, c'è poco da fare, sta proprio facendo la grande fuga. Devo dire la verità, sono davvero bravi, perché anche con le penalità non ho visto grosse penalità in gara 1, al massimo un secondo 2.50 ho visto, niente di che. E vabbè, non sono cani come Zaffo, che si prende 75 penalità al giro. Però non glielo dire, dai, per favore.
Vedo diversi piloti senza penalità. Stanno al sesto giro. Non è male comunque guidare così puliti e costanti senza prendere penalità. C'è un errore di Zorello adesso. E Chimera si è preso la seconda posizione. Era Chimera. Se voleva recuperare un po' di punti non doveva farsi rubare quel primo posto in gara 1 e doveva riuscire anche a rimanere davanti ad Ace in gara 2. Vedo che qua comunque nell'ultimo settore gli ha recuperato mezzo secondo, Vediamo un po' come si evolve la situazione al prossimo giro. Eh sì, perché era a 4 secondi e 2, adesso è a 3 secondi e 6, 3 secondi e 7. Avrà fatto meno Ace allora. O sto andando a cannone per chi è? Master ha raggiunto Just Ayrton. Ho visto, però ha fatto una piccola sbavatura in uscita e l'ha fatto perdere un po' il distacco da Ayrton. E adesso si è ravvicinato. Sono proprio vicini adesso a Ayrton e John Master, ma si stanno portando dietro anche Leon. Tanto vedo che il giro più veloce è 19.0. Buono 19.0, ho visto anche prima 18.9 addirittura. In gara 1? Sì. 18.9 di Ace. Oh. Mi sembra proprio negli ultimi giri, se non l'ultimo giro. Leon è rientrato nella lotta, però c'è sempre questa sbandata all'ultima uscita, all'ultima curva, che gli fa perdere terreno e l'accelerazione del traguardo per poter tentare l'attacco. Intanto ti dico che davanti il distacco è tornato a 4 secondi. Leon ha appena tamponato Gian Marco. Ho visto. Dici che Pepper l'ha data su, ha rinunciato a rincorrere ad Ace? Forse sì, perché Ace ha appena fatto un 18.8, mi sa che sta tirando
palesemente. Dopo quell'errore lì che gli ha fatto perdere quel mezzo secondo, secondo me si è messo sotto e si è riportato, sta facendo un bel ritmo davanti. Della serie allora non è per Chimera che l'ha data su, però è Ace che se ne sta andando. Più o meno sono sempre lì, perché anche Chimera ha fatto 18-9. Wow. C'è una discrepanza di 2 secondi tra il secondo e il terzo. Stanno andando. Leon sta andando forte, diciamo, dal gruppo dei tre, la quinta e la settima posizione. Vedo. No. Sto dicendo che il settimo anche lì. No, quinto e sesto, scusami. Ha fatto un 20. Allora, vediamo. Aveva fatto un 20 e 6 prima, se non sbaglio, Leon. In mezzo dietro avevano fatto 22. Davanti anche mi sembra 22. Deve essere successo qualcosa a Ace, perché lo vedo in seconda posizione. Possibile? Vedo primo Chimera. Sì. C'è qualcuno che ha fatto i complimenti qua in chat ad Ace e secondo me gliel'ha mandata. Addirittura. Vabbè, ha appena preso la prima posizione. Abbiamo il gelataio in chat, salutiamo, ciao. Chi ha così commentato, mamma mia, Vemo Kyer sembra Vettel. 2 secondi dopo tu hai notato che è Vemo Kyer non era più primo. Aveva 4 secondi di margine da Chimera. Adesso perde di 2 secondi, deve essere successo qualcosa, ha fatto qualche errore e gli ha fatto perdere tanto tempo. Capire un attimo se ci sono dei danni sulla sua macchina. No, sono non sembra il motore. Sì, mi sembra che ce l'aveva già da prima. Ultimo giro. Sì. Pepper è partito per l'ultimo giro. C'ho 2 secondi e 2 di vantaggio. Mi sembra abbastanza difficile. Poterlo andare a riprendere. Manca molto poco comunque alla fine. Le posizioni sembrano abbastanza cristallizzate, diciamo. Diciamo che l'errore è sempre dietro l'angolo. D'altronde è appena successo ad Ace di perdere la prima posizione per un errore. Quindi chissà, da quando non si possa il traguardo tutto può succedere.
Infatti l'ultimo giro ho perso una cosa come 7 secondi. Ho girato in 22 e in 26. 2:26. Perché era 4:19. E va a vincere. Vediamo un attimo con le penalità, no? Se cambia qualcosa. Sì. Allora. Intanto diamo un'occhiata. Al momento abbiamo primo Piper Chimera, secondo Esme Remo Cagli. Al terzo Brandon Torello, quarto Just Ayrton e quinto Leon RB. Sesto Jam Master, settimo Salvo RB, ottavo Giannino Five, nono Servedu che deve passare il traguardo. È buono il podio per Torello in terza posizione. Già stai sono quarto, comunque tra gara 1 e gara 2 ha portato a casa bei punti anche Leon. Già Salvo in settima posizione, Giannino ha perso qualcosina forse in gara 2. Se vorresti nominare un man of the match, chi... Chi nomineresti? Ma io nominerei Piper Chimera, perché anche in gara 1 è andato forte, se non fosse stato per la penalità in gara 2 è stato comunque costante, ha fatto il suo passo lì, poi un po' di fortuna, la costanza ha pagato. Allora, intanto preparo la stanza per la prossima gara, così li lascio girare in... in meetup. Ragazzi, mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo. Eccoci qua. Bravo, Allora! Grazie, grazie. Stasera hai rischiato... Anzi, per tuo demerito non hai fatto una doppietta, una doppia vittoria. Guarda, mi dispiace per quei 5 centesimi per la penalità, guarda. Se no sarebbe stata una bella doppietta. Mi dispiace soprattutto per Ace, perché stava facendo una bella gara. E ha provato a forzare il giro, come mi ha detto lui, e troppo ha messo una ruota sull'erba e è finito fuori. Io... Perché ha voluto forzare il giro? Voleva fare il giro veloce, lui mi ha detto. E è finito con una ruota sull'erba e si è buttato fuori. Avete poi fatto io comunque lì, un passo ho visto... tutti e due. Molto forte io... siete andati. Sì, sì. Cioè, Ace andava molto più forte, io faticavo a stargli dietro. Cioè, diciamo, mi ha fatto sudare 7 camicie. Beh... Come sempre, dai. Siete stati bravi, se vuole essere, 18. Se vuole essere felice, devi sapere che lui ha già il giro veloce. Ah, lo so. Infatti ho visto a fine gara. Il discorso è che si è bruciato... Si è bruciato una vittoria. Il problema è quello. Vabbè, dopo... Dimmi, sono ripreso la mia rivincita per gara 1. È il secondo di penalità. Dai, l'importante è che... Intanto sono contento perché... Per come era parte del campionato sembrava quasi... Che fosse... Una gara in solitudine per Ace. Invece sono contento di vedere che intanto c'erano altri che oggi hanno
hanno migliorato il loro ritmo in senso generico, no? Ma comunque sì, sì. Siete sempre lì. No, no, questo è bello. Anche gli altri ragazzi stanno migliorando molto. Comunque si è faticato anche soprattutto a sorpassare, così sono diventati molto più corretti rispetto alla prima gara. Anche perché... Ed è bello perché vi divertite voi, che avete le vostre bagarre, e si diverte anche chi la gara la guarda, dai. Vabbè, sì, dopo vabbè, comunque sia, inizio gara, prima curva, seconda curva, c'è sempre qualche toccatina qua di là, comunque sia, si è tutti attaccati, però in senso generico la gara è stata bella, abbastanza divertente, sono passi ci sono stati, non so come sono andati gli altri dietro, ma io nei sorpassi mi sono divertito. Sorpassi ce ne sono stati, infatti ci siamo divertiti, ci avete fatto divertire. Come passo, quello che avete fatto, sicuramente avete fatto un passo molto molto più veloce degli altri. Infatti a Cristian prima sono già, secondo me, pronti per i primi due, già sono pronti, diciamo, per la prima squadra, insomma. E avete fatto dei tempi ottimi. Girare almeno un paio di secondi più veloce dal terzo significa fare proprio un altro ritmo, bravi. Grazie, grazie mille. Ma Ace non c'è, non l'avete invitato? Sì, magari gli fate complimenti anche lui. Sinceramente abbiamo invitato soltanto te perché avevo intenzione in teoria di invitare il giocatore che aveva rappresentato di più la serata. Ah, ok. Grazie a tutti. Mi sento molto lusingato. Te la sei meritata. Grazie, grazie. No, va bene, prima squadra di che? No, prima solo squadra nel senso. Nel senso che essendo un rookie cup, penso che rookie non. Two Ace non vi ho visto essere dei rookie. Insomma. Quindi il prossimo campionato rookie già più esperti, vietato, Ace, ecco quello che volevo dire. Chimera. Esattamente. quello che volevo dire, siete già pronti per un campionato, diciamo, un po' più esperto, ecco. Secondo me già lo siete pronti. Sì, io non vi ho visto la prima volta stasera. Infatti, guarda, all'inizio, però guardando la classifica generale, più o meno comunque parla da solo, insomma. No, comunque all'inizio, quando Zaffo mi ha contattato, che ci siamo trovati così per caso, mi ha proposto i due tornei, c'era l'Abarth e questo qui, ho deciso dai vabbè, proviamo con rookie, vediamo come va, poi al massimo più avanti faremo qualcosa di più serio. Sì, ma infatti il campionato rookie consiste proprio in questo: uno che non ha mai giocato, che comunque si è cimentato poco col gioco e non sa a che livello è rispetto agli altri giocatori, fa il rookie. Uno si rende, sì, c'è un po' di confronto dell'idea se va o se non ma va. Ma sono aperte le wild card nell'Abarth, Cristian? Sì, basta parlare con Ronald. Ok, semplicemente basta parlare con Ronald. Perché vabbè, adesso con l'Abarth, vabbè, io la macchina l'ho già fatta, ce l'ho già pronta, quindi magari una gara potrei anche farla, giusto per vedere come funziona la storia. Che intanto ho visto una gara, comunque sia, vanno tutti molto forti, quindi siamo abbastanza aperto quel campionato. Non ti consiglio questa pista, quella che faremo. Lo sapete che mi state facendo diventare un mostro, vero? Ottimo, ottimo. Va bene, dai, va bene, io direi che questa sera la chiudiamo qua. E ci vediamo. Quando è la data del prossimo? Aspetta che lo dico direttamente adesso. Il 26, quindi
tra 2 settimane, non il 20, cioè non il 19 ma il 26. Perfetto. Bene. Direi è andato, ringraziamo Paper per grazie a tutti ragazzi. Grazie Cristian per avermi fatto compagnia. E alla prossima nel campionato rookie, che sarà il 26 all'Hockenheim nazionale. Ciao ciao. Ciao ragazzi. Ciao.